che dovrebbe essere là in coro. E alle quali rivolgo un ringraziamento per tutto l'amore, per tutta la dedizione che ci hanno dato, che ci danno e che ci daranno. Grazie mille. Espletato questo obbligo, non posso esimermi dal manifestare tutta la mia felicità e anche un poco la mia emozione di trovarvi qui stasera di fronte a voi per parlarvi di una scelta e di un'opportunità anche. Una scelta, sì, la scelta di far parte di Cerisano Mia, una scelta dettata dal cuore, dettata dall'amore, dettata anche dalla razionalità. Una scelta che per me si è trasformata pure, dicevo, in un'opportunità, l'opportunità di far parte di un progetto diverso, anzi di un'idea diversa, l'idea di un paese che vuole ritrovare il cammino interrotto tanti anni fa, l'idea di un paese che vuole ritrovare la sua normalità, ovvero l'eccellenza. E sì, cari amici, perché per un paese come Cerisano la normalità sta proprio in questo, nell'eccellenza, non nella, come dire, nell'ordinarietà che abbiamo visto celebrata ieri sera, ieri pomeriggio, anzi, durante una pittoresca manifestazione svoltasi a Valli, per la villetta di Valli, dove un'oratrice si è, come dire, ha posto come in primo piano la sua volontà di rifiuto totale della logica del paese a 5 Stelle. Io la ringrazio di questa dichiarazione illuminante, in quanto mi dà la possibilità di marcare la differenza che intercorre tra noi e i nostri competitori, tra chi ha le idee, tra chi ha la passione, tra chi è animato dall'amore per un paese diverso e chi invece è animato non si sa bene da che cosa. Eppure, insomma, in questa campagna elettorale sono sentito di tutti i colori. Io voglio porre in evidenza una cosa: noi, anche a costo di sembrare, di apparire arrogante e saccente, noi, la nostra attività politica, il nostro orientamento politico è per forza di cose orientato all'eccellenza, quell'eccellenza di cui è incarnazione quasi il nostro candidato sindaco, non solo e non tanto per i successi conseguiti in campo, nel campo professionale e nel campo didattico, ma soprattutto per essere stato al Fiere insieme all'amico, al compagno Franco Caputo, di una delle stagioni più belle, più feconde per la nostra comunità, una stagione che noi non rinneghiamo, che noi manifestiamo con orgoglio, una stagione che noi non scimmiottiamo in maniera velleitaria ed ipocrita, una stagione che costituisce il nostro riferimento idealtipico, che però non idealizziamo meramente, ma che, come dire, proiettiamo in una prospettiva futura, partendo da un'analisi critica dell'esistente, un esistente che, come sappiamo, è caratterizzato dai problemi che sono sotto gli occhi di tutti, quei problemi che in questi mesi, in questi nobili ultimi 9 mesi, io ho avuto la possibilità di affrontare in prima linea dagli scranni del Consiglio Comunale, nelle file delle opposizioni, subentrando alla cara, carissima compagna Anna Maria Palumbo, che tanto ha dato e tanto darà ancora a questa comunità e che tanto ha dato anche nel corso della sua esperienza di minoranza, nonostante le difficoltà artatamente createle da personaggi esterni al consesso dell'opposizione, che non avevano alcun interesse che l'opposizione facesse adeguatamente il suo lavoro. Un lavoro che invece, per quanto mi riguarda, a me ha preso tanti questi 9 mesi, un'esperienza che per me è stata molto intensa, spero punteggiata da risultati sui quali non mi voglio dilungare, anche per non sembrare autocelebrativo, un'esperienza che nella quale ho cercato di onorare la fiducia accordatami 5 anni fa dagli elettori cerisanesi, e l'ho cercato di fare denunciando, sensibilizzando anche gli enti sovracomunali in ordine alle criticità di ordine finanziario, di ordine strutturale, di ordine politico, di ordine sociale, che ammorbano la nostra comunità. Quelle criticità
di cui in questi tempi, in questi giorni, stiamo pure sentendo parlare molto, moltissimo, nei vari incontri pubblici dei nostri competitori. Incontri pubblici nei quali costoro non perdono occasione per manifestare il loro disprezzo, quasi il loro scandalo per i guasti prodotti in questi anni. Voi direte una cosa normale, una cosa pure comprensibile e apprezzabile. Vero, però se non fosse per un particolare, per un piccolo particolare, per la quel particolare che è dato dalla presenza in entrambi i nostri schieramenti che a noi si oppongono dei maggiori responsabili dei peggiori guasti reiteratisi in questi anni nella nostra comunità. Quei responsabili che ora hanno vari ruoli, quei responsabili che, come dire, adesso tramano nell'ombra, quei responsabili che hanno avuto l'ardire addirittura, in un certo caso, pure di candidarsi alla carica di sindaco, dopo essere stato tra i responsabili di alcuni dei peggiori guasti provocati in questi anni. Quei guasti che riguardo alla quale noi che ci proponiamo come alternativa abbiamo l'obbligo di rendere conto a chi li ha provocati. E in questo esercizio, questo qua riflettevo ieri sera, penso che i nostri competitori siano avvantaggiati. Infatti essi possono tranquillamente chiedere conto ai responsabili senza interposte persone, direttamente chiedendo conto magari ai vari assessori che in questa fase si trovano a loro agio nei ruoli di eminenze grigie, e anche, come dire, un esercizio che risulta facile per il candidato a sindaco, per l'ex assessore dell'attuale giunta, il quale nel chiedersi conto a se stesso dei guasti da esso avallato potrebbe fare un poco alla Marzullo, potrebbe forse una domanda e farsi una risposta, insomma. In ogni caso, io non voglio dilungarmi più su tanto, io voglio solo, come dire, esprimere la mia gratitudine a Fabrizio per avermi reso partecipe di questo progetto. Noi in questi, se voi ce ne darete la possibilità, nei prossimi 5 anni vi daremo quell'orgoglio perduto a Cinisano, quell'orgoglio di cui il paese è stato derubato, e diciamo, usiamo i termini giusti, il paese è stato derubato, svilito, offeso, vilipeso e svenduto come il Palazzo Sessale, in un certo senso, quel palazzo che doveva essere il cuore pulsante del nostro essere cinisanese, e quel palazzo che purtroppo ha ricevuto un colpo ferale e riguardo al quale noi faremo di tutto per ridare il ruolo che gli spetta nell'ambito locale. Purtroppo, ripeto, in questa campagna elettorale ne stiamo sentendo di tutti i colori. Una campagna elettorale che non è colorita, come stanno dicendo alcuni, ma una campagna elettorale che in questi mesi, in questi giorni, è stata avvelenata da logiche e da atteggiamenti funzionali solo alla prevaricazione e al soddisfacimento delle più sfrenate ambizioni. E su questo vorrei dire un'altra cosa. Noi a queste logiche guardiamo con sommo distacco, disinteresse, avendo la coscienza a posto, anche perché non abbiamo la coscienza a posto. D'altronde non siamo stati noi coloro i quali in questi mesi, in questi giorni, stanno approfittando dei drammi di tante famiglie per carpire un misero voto elettorale. Non siamo noi coloro i quali promettono individualmente posti di lavoro mentendo, sapendo di mentire, e peggio ancora condannando tanti giovani a un futuro di precarietà e di incertezza. Che schifo, che vergogna, davvero! Così come è vergognoso l'atteggiamento che in questi giorni sta palesando sia nelle case, nelle piazze, nei bar, l'atteggiamento quasi intimidatorio, un atteggiamento carico di livore che a taluni i nostri competitori esternano nei modi, in atteggiamenti, in un eloquio, in una mimica che risulta incompatibile con una strombazzata cultura e con certi titoli che costoro non mancano mai di sottolineare nei loro incontri pubblici, sui manifesti e persino sulle tavole dei cancelli. Insomma, dico basta con tutte queste cose, scusate lo sfogo, ma penso che sia pure una cosa comprensibile in questo ambito. Noi da tutto questo vogliamo rifuggire, noi vogliamo solo
di dare una speranza, di dare un'imba vitale a un